amici di Parmachan, bentornati da Collecchio, la seconda amichevole stagionale, ma la prima vera per il Parma contro il Renate, squadra di Lega Pro che domenica ha affrontato, perdendo a testa alta, il Milan, sconfitta per 2-0 per la squadra che l'anno scorso militava in seconda divisione di Lega Pro. Ora la Lega Pro è unica e l'anno prossimo il Renate farà parte delle 60 squadre che cercheranno o di rimanere nella categoria o addirittura di tentare la Serie B. Parma in un'inedita maglia giallo-blu, il Renate invece in nella tradizionale divisa arancio. Andiamo a dare le formazioni. Il Parma si schiera con Iacobucci, Rispoli, Gobbi, Orchera, Felipe Mendes, Biabieni, Galloppa, Cerri, Ghezzal e Belfodil. Il Renate risponde con Cincilla, Dobati, Mucchetti, Gavazzi, Malgrati, Riva, Chimenti, Guardi, Florian, Scacca, Barozzi e Curcio. L'allenatore del Renate è Boldini, ovviamente il mister del Parma è Roberto Donadoni. Prima vera amichevole, primo vero test per i ragazzi di mister Donadoni per l'appunto. C'è stata la partitella in famiglia di venerdì, decisa dalla rete di Amauri per il Parma blu contro il Parma bianco. Oggi però è Parma vero contro il Renate e non sarà un test senz'altro facile, perché Renate è squadra di buon livello e sarà sicuramente comunque una prova efficace anche in vista dell'incontro ben più prestigioso di lunedì al Tardini, il primo vernissage nel nostro stadio contro il Monaco. È tutto pronto, il Renate attaccherà da destra verso sinistra, Parma da sinistra verso destra. Il Parma dovrebbe giocare con un 4-4-2, partiti intanto con Iacobucci in porta, Rispoli, Gobbi esterni, e direi che è un 4-2-3-1, sembra quasi, con Ghezzal, è un 4-2-3-1, direi, con Ghezzal trequartista, Biabieni e Belfodil larghi, Cerri prima punta, una formazione decisamente a trazione anteriore. Questa è l'impressione, quindi con Ghezzal che farà un po' la spola tra centrocampo e attacco. Ghezzal, maglia numero 10, reduce da alcune stagioni lontano da Parma, ma è un giocatore di assoluto livello, ricordiamo nazionalità algerina anche per lui, ha sfiorato come del resto Belfodil la chiamata ai mondiali dell'Algeria, della quale invece ha fatto parte Jamel Mesbah, che lunedì si aggregherà al gruppo dopo le vacanze supplementari. Ricordiamo che l'Algeria è arrivata fino agli ottavi insidiando la Germania, forse la squadra che ha messo più in difficoltà i campioni del mondo, e Mesbah faceva parte appunto di quella squadra che ha impressionato tutto il mondo nella competizione, nella rassegna in Brasile. Mendes, maglia numero 6 per Pedro, serve Felipe, si propone Galloppa che oggi è capitano, ovviamente in panchina andremo a darvi dopo man mano i giocatori che compongono la panchina per l'appunto del Parma che entreranno nel secondo tempo. Rispoli prova ad avanzare lui, palla verticale per Biabieni, su di lui c'è Mucchetti, Rispoli, Galloppa, prende in mano le redini del gioco in mezzo al campo. Lui Orchera, tra i più applauditi nel test di venerdì scorso in famiglia, il giocatore cileno ex Genoa nell'ultima stagione nel campionato turco, ma già di proprietà del Parma. Gobbi dietro da Felipe, con tutta calma Feli cerca Alberto Cerri, Cerri buona la palla per l'inserimento profondo di Gobbi, ecco poi Belfodil che avanza, attenzione all'algerino, Belfodil 3 contro di lui addirittura, tunnel di Belfodil, palla per Gobbi che può antennare dalla sinistra, ci ripensa, Gobbi è raddoppiato dalla difesa del Renate che poi libera prima con Scacca Barozzi e poi con Adobati. Adobati, giocatore che si è messo in luce anche nel test contro il Milan di domenica. Milan si imposta con il gol di Niang su rigore, poi 2-0 di Mastalli, giocatore della primavera del Milan. La chiusura di Gavazzi, capitano anche egli oggi, dietro da Riva, si propone largo a sinistra Curcio che è tra i più attesi. Ricordiamo che il Renate ha nella propria rosa diversi giocatori che sono cresciuti nel Parma, nella primavera del Parma, qualche nome, Cincilla che è stato nostro portiere e ovviamente Cucuzza, Rovelli, Pedrinelli, giocatori che ora sono in panchina però. Iacobucci chiama la palla, Iacobucci per il quale abbiamo già trovato una somiglianza di massima con Tyson Peruzzi, direi che come fattetti ci siamo, anche un po' più alto Iacobucci rispetto a Peruzzi. Iacobucci, portiere che ha sfiorato davvero la Serie A con il Latina, lui Ristovski, insieme ovviamente allo storico capitano Morrone, sono arrivati a un passo dalla Serie A, sarebbe stata un'impresa clamorosa per una squadra come il Latina che era stata neopromossa. La promozione è sfumata nella gara di ritorno di finale contro il Cesena.
ventesima squadra iscritta al campionato di Serie A. Mendes, Iacobucci, prestato da Florian. Su Florian c'è un aneddoto simpatico: Florian ha militato nel Carpenedo, Tommaso Ghirardi è stato suo presidente. Mendes galloppa subito Renate a pressare alto il Parma. Renate che ha già effettuato qualche amichevole, squadra che ha già un po' di gamba, ha fatto una preparazione evidentemente diversa rispetto al Parma. Il campionato di Lega Pro inizia anche dopo. Bienvenì, area di rigore per Bienvenì, l'aggancio non è di migliori, tacco poi di Bienvenì per Rispoli, buona la chiusura di Leonardo Buchetti, giocatore che ha militato a lungo nei dilettanti, anche nella, insomma, facendo la spola tra Brescia e Bergamo. Buchetti, Darfo, Trizium tra le varie squadre nelle quali ha militato. Rispoli con le mani si propone Orchero. Felipe. Largo c'è Gobbi, si propone anche Ghezzal che gioca sostanzialmente da mezzala sinistra, direi quasi alla Parolo, sebbene sia un giocatore ovviamente molto diverso da Marco che ora ha la Lazio, ma resta ovviamente nei cuori tutti i tifosi del Parma. Mendes alza la testa, il portoghese. Buono il lancio per Rispoli, ancora in chiusura Mucchetti che già l'anno scorso si fece valere nell'amichevole Parma-Renate, chiusa su 1-0 l'anno scorso con il gol di Amauri nel primo tempo, ma gara molto combattuta all'epoca. Belfodil alza la testa, Belfodil può entrare in area, attenzione Belfodil, carica il destro, si allunga e para Cincille, i primi applausi dell'incontro al quinto per Isciac e Belfodil. Prima conclusione quindi per giocatore algerino. Si respira proprio un bel vento caldo quando parte Belfodil con la sua falcata elegante, mentre intanto Antonio Cassano va in panchina insieme ai compagni. Cassano che oggi non è indistinta, si sta allenando con allenamenti ovviamente personalizzati, essendo rientrato in gruppo solo da lunedì dopo l'esperienza al mondiale, il suo primo mondiale con la maglia dell'Italia. Gobbi, Belfodil viene a prendere palla nella propria metà campo. Belfodil reduce dalla stagione non esaltante con l'Inter e Livorno, è tornato con grandi motivazioni qui a Parma, come lui stesso ha confessato a Parma Channel. La chiusura di Felipe che impedisce a Florian di presentarsi uno contro uno con Iacobucci. Attenzione a Renate che ha giocatori molto rapidi davanti, giocatori che hanno un buon curriculum. La Lega Pro unica quest'anno sarà un bel banco di prova per tutti loro. Ricordiamo tre gironi da 20, ancora da capire se saranno gironi che non avranno una suddivisione territoriale e geografica oppure se ci sarà la classica suddivisione nord-centro-sud. Bienvenì, classico raddoppio sul francese. Galloppa può entrare nell'area dalla sinistra. Bel tiro giro di Daniele Galloppa. Si alza Cincilla e la mette in corner al settimo di gioco. Galloppa con un lampo, con il mancino. Quanto ci piacerebbe vedere un gol oggi di Daniele Galloppa. Calcio d'angolo per il Parma, girello di Galloppa col mancino, angolo, secondo palo, facile, Cincilla. Cincilla che oltre nel settore giovanile del Parma è stato un prodotto anche nel settore giovanile dell'Inter. Cincilla che ha all'attivo anche una semifinale primavera, entrò in campo al posto di Gennaro, portiere più quotato. Cerri, a proposito di giovani quotati, eccolo qui Alberto, bomber futuro, ma già presente. Bienvenì, Galloppa, gran cambio di gioco di Galloppa che mi sembra in palla. Belfodil al volo per Gobbi, Belfodil e Galloppa molto bene. Ghezzal cerca l'imbucata per Gobbi, la chiusura ancora del Renate, maglia arancio. Orchera, gioco di gambe del cileno. Avanza Felipe, bene testata, Felipe addirittura scarta un avversario, poi accelera Belfodil, ancora mette il turbo l'algerino. Belfodil braccato da Adobati, ancora Belfodil con un numero traversone con il mancino, non male per Bienvenì. Secondo palo c'è Galloppa, arriva a rinforzo anche Rispoli che si sovrappone, lo ignora Galloppa che si riporta ancora sul mancino, va per vie orizzontali ancora da Orchera, su piedi sempre affidabili quelli dell'ex giocatore rossoblu del Genoa. Rispoli, bella palla per Ghezzal, un Parma che sta bene. Ghezzal, traversone, deviazione, angolo, bel Parma sin qui. Altro corner dell'incontro per il Parma al minuto 9 che inizia ora. Parma che dimostra buona vivacità, c'è ovviamente voglia anche dei ragazzi, dopo due settimane di lavoro prevalentemente di tipo fisico, c'è voglia anche di testare un po' la gamba, testare un po' il motore, per valutare a che punto è la condizione. Traversone, secondo palo, stava per arrivarci
Mendes, chiusura ancora delle Renate, Mucchetti poi, di gran carriera, Mucchetti per Curcio, contropiede delle Renate, Rispoli con la gambona sinistra, ci mette una pezza, galloppa. Non c'è sosta, bella partita, arbitrata peraltro, mi sono dimenticato di dirlo, dal signor Prontera di Bologna. Belfodil, ennesima accelerazione, Belfodil, Alberto! Alberto Cerri, il primo gol vero del Parma 2014-2015. Porta la firma di Alberto Cerri, maglia numero 9 da bomber, non si smentisce. Cerri, lui che in quella porta ha segnato diversi gol con la primavera. È 1-0, Alberto, 1-0 al nono. Grande accelerazione però di Belfodil, che mi sembra decisamente in palla. Ha messo la freccia ed è andato via. Hanno provato anche a prendergli i pantaloncini i difensori del Renato, senza riuscirci. Cerri, 1-0 Parma. Alberto Cerri, classe 96. Non male, Alberto Cerri, giocatore del quale del resto si parla da tempo. Sempre 17-18 anni, compiuti a maggio. 1-0 quindi per noi, sbloccata la gara. Ci avevamo messo di più nell'ultimo confronto con Renate, quello dello scorso 2. Chimenti, credo sia solo omonimo del famoso Zucchina Chimenti, Antonio, ex portiere della Juve. Zucchina era il soprannome che gli diede Zeman nella Roma, a causa diciamo della sua chioma non particolarmente forte, detto da uno che ne ha meno di lui. Rispoli, Orchiera, via Bieni, ancora Orchiera, di tacco, spettacolo qui a Collecchio, ragazzi, ci stiamo divertendo. Galloppa, Gobbi, vuol dire che è una rinfrescata, ma direi che il tempo già oggi ci ha messo del suo, non fa caldo, temperatura ideale anche per i giocatori, ci voleva. Via Bieni di tacco, c'era stavolta Mendes con un retropassaggio quantomeno insidioso per Iacobucci, che però se la cava molto bene con i piedi. Filippo galloppa subito nel cuore del gioco, nel fulcro della manovra. Daniele Galloppa, a proposito di Roma, anche lui ex giallorosso, prodotto del settore giovanile della Roma. Galloppa prova poi un passaggio lungo per Ghezzal ostacola Mucchetti, che va dietro però da Riva, orizzontalmente da Gavazzi. Capitano, gioca con la maglia numero 4, può ingannare, di solito il 4 gioca in mezzo al campo, invece gioca al centro della difesa, ma non mi ha fregato. Malgrati, ancora a lungo, dove però Curcio non può arrivarci. Tranquilla la chiusura da parte del Parma, direi dopo che sono passati 11 minuti, anche se presto, per dare giudizio, per esprimere sensazioni definitive o nette. Direi bene la nostra catena di sinistra con Gobbi e Belfodil. E poi ovviamente si giro di Cerri e un galloppa pimpante. La palla uscita, dice il primo assistente di Prontere, signor Tamburini, il secondo assistente è Rambelli. Rimessa laterale quindi per il Renate, ricordo maglia arancione, la maglia che vedete del Parma oggi, una maglia che non è ufficiale, in quanto le maglie ufficiali della stagione 2014-2015 sono state presentate proprio oggi. Quattro maglie, la prima tradizionale crociata con una croce meno larga rispetto all'anno scorso, la seconda blu molto bella che già piace molto, con due gradazioni di blu, direi un blu scuro quasi tendente al nero, con una banda verticale gialla. Attenzione qua ai feriti, bisogna mettere un cartello. Di tanto via delle botte, quindi sì. Coppi, Belfodil. Mendes, Orchiera, ancora Filippo. Mendes si guarda attorno, trova i piedi di Cristobal. Orchiera, giocatore dell'88. Galloppa, bella per Belfodil. Galloppa contro Gavazzi. Galloppa perde il contrasto con il capitano della squadra brianzola. Ancora Belfodil, palla morbida a cercare ancora il Biabia, anticipato secco da Mucchetti, che poi rilancia lungo, dove però c'è Pedro Mendes. Pedro con grande eleganza gira a Florian, che però non molla l'osso, e poi Mucchetti in anticipo, bene su Bieni, un Renate vivo come del resto il Parma. Rispoli pronto la rimessa laterale sempre per Orchè. Felipe,
seconda stagione in maglia giallo-blu per Felipe, arrivato l'estate scorsa dal Siena. Belfodil, palla c'è, palla non c'è, affida poi a Sherry. Si aspettava la palla di ritorno per Fodil, ma Sherry ha perso il contrasto col difensore del Renate. Renate che riparte ora da Riva. Ancora da Gavazzi, capitan Fabio Gavazzi, classe 88. Cambio di gioco di Gavazzi, dove prova ad andare Curcio, bene Rispoli, la diagonale efficace del giocatore salernitano, quindi pronto ad abbracciare tra poco la sua città d'adozione in quella che sarà la prima, una delle due amichevoli che il Parma effettuerà tra due settimane in Campania. Contrasto deciso intanto in mezzo campo a favore del Renate. Gualdi, 10 gol per lui l'anno scorso, Gualdi è un centrocampista, ma col vizio del gol, doppia cifra per lui nel campionato di seconda divisione dell'anno scorso, nel quale a Renate bastava arrivare settimo per essere, anzi ottavo, per essere ammesso nella nuova Lega Pro unica senza bisogno dei playoff, o play out che dir si voglia, dato che è stato un campionato atipico. E Renate, per non saperne leggere né scrivere, è arrivato secondo. Cavalca Rispoli sulla destra, ancora Rispoli, buona palla per Sherry che vuole la doppietta, protegge bene palla Sherry, siamo ai 16 metri, ancora Alberto con la suola, tiene il pallone ma viene poi fermato da Buchetti. Riparte allora il Renate col solito Gualdi, avanza Adobati sulla destra, Fabio Adobati, Sherry generoso, è una delle qualità di Alberto, tale tante, è anche sapere aiutare la squadra in fase di non possesso palla. Cherry è rientrato sulla linea di centrocampisti praticamente a far pressing dopo un suo errore. Sono dettagli non trascurabili. Chimenti. Fermi, fermi. Riva. Chimenti. Chimenti ha visto il taglio di Curcio, che però non è arrivato sul pallone. Allora Jacobucci, facile da Felipe. Orchera. Felipe gli chiama il classico solo, che in gergo e il richiamo anche nelle partite tra gli amici, nel calcio in generale, il calcio è una lingua universale, per indicare ai giocatori che non ci sono marcatori alle spalle. Vieni, ancora Orchera, lasciato libero, libero di inventare con la sua fantasia, giocatore duttile, può fare anche il trequartista Orchera, ma impiegato con, diciamo, alla Marchioni oggi, tanto per intenderci, da playmaker. Gobbi, bene Massimo, Gobbi entra in area dalla sinistra col destro, poi galloppa giù Gobbi, punizione. Punizione dal limite per il Parma, caduto Gobbi sul contrasto portatogli da Adobati. Calcio di punizione quindi per il Parma, e da qui bisogna capire chi può tirare. Prende la palla Belfodil, che mi sembra voglia tirarla, ma anche Ghezzala, un mancino non male. Ghezzala però da lì mi sa che tira col destro. Azzali mi dice galloppa. Potrebbe essere, diciamo, galloppa col mancino, che zacco il destro, queste le soluzioni, e tirerà Belfodil, stai a vedere, sicuro, proprio lo scritto. Sono in tre sul pallone, Belfodil, i due algerini e galloppa, due algerini, un romano sulla palla. Galloppa è pronto, 16 metri, potrebbe andare lui, rincorsa breve, e invece va Ghezzala, giro sulla barriera, barriera che salta. Però punizione facile, centrale, non si fa beffare Cincilla, che ha aspettato giudizioso la palla che gli è arrivata docile tra le sue braccia quando siamo al 17esimo. Cincilla, classe 94, portiere giovane, ricordiamo che le società di Lega Pro hanno un incentivo anche a, non è obbligatorio, ma per ogni giovane in campo la Lega Pro fornisce un contributo economico alle società, che quindi utilizzano soventi i giovani, come da direttiva del presidente Maccari. Florian, dietro Adobati, traversone pericoloso, ma Mendes con una spaccata degna della migliore Ether Parisi di una volta riesce a metterla fuori. Attenzione ancora a Renate, traversone dentro, calcio d'angolo, corner per il Renate dalla destra, grande intervento di Pedro Mendes in quello che in gergo tecnico viene chiamato estirata. Calcio d'angolo è pronto, se non vedo male, Scaccabarozzi. Ti ringrazio, tu che sei spagnolo. Angolo dalla destra, attenzione alle torri del Renate, la tocca forse Cherry. Sì, ancora corner, ho visto giusto. Ribellione, insomma, c'è qualcosa da dire, forse l'aveva toccata per ultimo un giocatore ospite, ma tant'è. Torna sul
sulla lunetta del corner Jacopo Scaccabarozzi, che si è messo in luce 2 anni fa nello Giratese in doppia cifra in Serie D, in una delle società più importanti del panorama lombardo, tra i dilettanti, preso dal Renate subito. Palla che filtra, pericolosa, e gode il Renate. Adobati, volé di Adobati dall'altezza del rischetto del rigore, la palla è filtrata, un po' beffarda. Adobati si è coordinato e ha fatto centro al 19esimo, pareggio del Renate. Il gol è di Fabio Adobati, 1-1. Insomma, su queste palle franche, chiaramente poi le categorie lasciano un po' il tempo che trovano. Le palle franche, ogni squadra ha un suo sistema di gioco, un suo sistema magari anche degli schemi, non è questo il caso, comunque dei movimenti consolidati. Il Renate è una squadra che non ha cambiato tantissimo, mentre Galloppa aveva visto fuori dei pali Cincilla, ma l'arbitro gli fa segno che non aveva ancora dato il via all'azione. Quindi 1-1 Parma Renate. Al gol di Cerri all'ottavo ha risposto al 19esimo Adobati. Il Parma, che aveva protestato sul corner, riteneva non ci fosse, e da lì proprio è nato poi il gol. Orchera, Galloppa, ci sta. Renate, come nell'amichevole 2012, Renate all'epoca con Brighenti pareggiò un gol di Belfodil, poi il Parma vinse 4-1, doppietta di Palladino e sigillo di Gobbi. Vedremo se anche oggi andrà così. Belfodil, Palladino e Gobbi sono entrambi, sono tutti e tre giocatori presenti anche oggi, sebbene siano Palladino in questo momento sia in panchina. Ne approfitto per dare anche la panchina del Parma: Kordaz, Ristovski, Paletta, Lucarelli, Feddal, Bidaoui, Mauri, Munari, Marchioni, Palladino, Mauri, e sostanzialmente una seconda squadra, perché sono in 4-7, sì, sono in 11 esattamente, quindi ipotizzo, ma vedrà poi il mister, un'ampia rotazione nel secondo tempo. Belfodil, Ghezzal, avanza Ghezzal sul centro destra, buona palla profonda di Ghezzal per l'accelerazione di Biebeni. Biebeni contro Mucchetti, Biebeni se ne va, Biebeni sulla linea di fondo, trova questo traversone col destro, non c'è nessuno però in area. Cerri era andato diciamo a rimorchio più che sul a tagliare sul primo palo. Scaccabarozzi, che mostra delle buone qualità, come abbiamo più volte ricordato. Mucchetti di prima, lunga a cercare Curcio, c'è il fallo secondo l'arbitro di Mendes, i danni di Curcio, punizione quindi per il Renate, che ha tratto nuova linfa dal pareggio di Adobati. Ne avevamo parlato, Adobati giocatore pericoloso, certo non pensavo potesse segnare, ma tant'è, difensore ragazzi, difensore a destra, non è certo un goleador, il goleador del Renate sono altri, c'è Cavarozzi, Florian e Curcio, il tridente, senza dimenticare Luciano Gualdi che l'anno scorso, come avevo detto, è andato in doppia cifra. Belfodil, Orchera, ci mette la gamba Chimenti, forse fallosamente, tutto regolare per l'arbitro, occhio a Florian, Damian Florian per Chimenti, chiude ancora Gobbi, via Biani, Boldini intanto nervoso in panchina, allenatore Renate, voleva evidentemente dei movimenti non rispettati dai suoi giocatori, panchina del Renate alla nostra sinistra, panchina del Parma alla nostra destra. Gobbi, comoda per Orchera, il cileno ancora da Pedro Mendes, Galloppa da Cerri, che viene incontro, va a prendersi il pallone, chiaramente quando Cerri viene incontro alla palla gli attaccanti diventano Biebeni e Belfodil, che stringono verso il centro, Ghezzal ancora largo, Biebeni, Ghezzal, duettano bene i due. Ghezzal dal punto di vista tecnico è un giocatore che sicuramente può dire la sua anche in Serie A. Mucchetti, Gobbi e Ghezzal sul pallone, la tiene Gobbi, stop con il mancino al volo. Orchera, orizzontale ancora da Mendes, tutto il Renate nella propria metà campo. Biebeni, spalle da porta, Biebeni ancora da Galloppa. Galloppa, buona questa palla, morbida, a cercare l'inserimento di Ghezzal. Applausi per Dani Galloppa, riuscita sicura però di Cincilla. Riparte quindi il Renate con l'autore del gol, Adobati. Da questi a Gualdi, ancora dietro, ora Scaccabarozzi. Fa girare il pallone il Renate con Malgrati, che a dispetto del numero 5 è un centrocampista. Felipe, Orchera. Avanza il Parma con Belfodil, Parma partito bene, ora chiaramente magari
Lukaku si è un po' rallentato. Ghezza, via Bieni, bene, tutto di prima, però è chiara la matrice del Parma e come l'anno scorso cerca di far gioco. Belfodil, gran giocata, stop, ancora Belfodil, duetta con Bieni, ancora Belfodil, Belfodil! E che gol di Ishak, Belfodil! Primo attore di questo giovedì pomeriggio con Lecchio, un assist, un gol voluto di voglia ma anche di classe, di tecnica ed eleganza. Belfodil ristabilisce le distanze, Parma 2, Renate 1 al 23esimo. Ishak, Belfodil, primo gol della sua seconda vita in maglia Parma. Quindi 2-1 Parma con Belfodil, 23esimo, diciamo 24esimo in corso, nel momento in cui Belfodil ha timbrato il cartellino con il gol. E questo è un bel gol, bello, bello, insomma. Belfodil in fiamma oggi con Lecchio, con dei lampi di classe che la dicono lunga sulla voglia di rimettersi in gioco. Quindi peraltro è giovanissimo, giocatore algerino, l'anno scorso ha militato prima all'Inter e poi nel Livorno. La migliore stagione però resta quella col Parma di due anni fa, vicino alla doppia cifra. E Bieni cerca un aggancio davvero impossibile. Applausi però del pubblico di Collecchio, che sta divertendo. Tre gol, due del Parma, uno del Renate, gara godibile. Iniziano a scaldarsi i giocatori in panchina, soprattutto Mauri e Ristovski. Riva malgré per Gavazzi, ancora Riva. Renate continua a giocare, ripeto, partita gradevole proprio perché entrambe le squadre senza tatticismi, che del resto grazie a Dio a luglio non si vedono sui campi di calcio, cercano appunto il gioco, cercano di testarsi nel miglior modo possibile. Rispoli, Orchera vuole farla girare. Orchera, devo dire che sin qui Galloppa ha fatto più playmaker rispetto a Orchera, rispetto alle previsioni, anche se in questo momento è il numero 4 ad andare in cabina di regia. Orchera non si è inteso con Bieveni, chiamava il taglio di Diaby. Orchera invece, Bieveni è rimasto sulla sua corsia di destra. Gavazzi, Malgrati, cerco di metà campo, la pressione di Orchera e poi di Galloppa. Si divincola bene Gavazzi, arbitraggio abbastanza inglese dell'arbitro. Bieveni, Rispoli, un'incomprensione tra i due, un misunderstanding. Curcio è andato, Chimenti, bene ancora Rispoli, chiude il varco che stava cercando Marco Chimenti. Rispoli, la opzione di passaggio, Bieveni, Ghezzal ha cercato forse quella più difficile, centrale, ha trovato comunque una rimessa laterale. Andrea Rispoli, l'anno scorso 35 presenze e 4 gol con la Ternana in Serie B. Mendes, ancora Belfodil, guarda Belfodil dove va a prendersi la palla. Se uno in questo momento scendesse da Marte, vedesse la partita, dice ma poi Belfodil è un terzino, no, fa tutto perché parte da lì e poi fa anche gol. Questo lo dico per in un secolo quasi al calcio totale olandese, dato che le maglie del Renate sono arancioni, senza dimenticare chiaramente il grande esempio di Oronzo Canade su 5-5-5. La palla lunga per Gobbi, ancora Gobbi, palla sul destro, Gobbi 20 metri, la stop di Sherry, nulla rifatto, contropiede quindi poi del Renate con Florian. Mucchetti, Galloppa, c'è fallo forse qua di Belfodil, così è, calcio di punizione per il Renate già battuto, l'arbitro dirime un po' la questione. Gara comunque anche agonisticamente non cattiva chiaramente, ma comunque ci sono dei contrasti da calcio vero. Va il terzo. Mia, ben mia. Orche. Gobbi. Felipe. Lunga ancora a cercare Cherry, che è solo. Facile l'intervento in disimpegno da parte del tandem, in questo caso Riva, tanto difensivo del Renate. Gavazzi viene avanti lui, quasi alla Beckenbauer, testa alta, petto in fuori, occhio a Scaccabarozzi, Scaccabarozzi contro Felipe, Scaccabarozzi cerca una gran giocata, Felipe però non è esattamente l'ultimo che passa il convento. E chiude la sala cinesca al numero 10 del Renate, c'è spazio per Ghezzale, Ghezzale accelera, c'è Bieveni, è andato anche Cherry, 4 contro 4, Ghezzale e Bieveni, Bieveni
paradossalmente è troppo veloce, era già avanti e non ha ricevuto nella maniera corretta il passaggio da parte di Ghezzal, che è ancora fiato però per andare a ostacolare il Renate, che prova ora il rilancio lungo con Rispoli, che di testa va sul sicuro, mette palla in calcio d'angolo. Corner quindi per il Renate dalla sinistra, 28esimo in corso, 2-1 per il Parma. Calcio d'angolo per il Renate, ancora con Scacca Barozzi. Va col destro a rientrare, occhio che potrebbe ripetersi uno schema come in precedenza. Secondo palo stavolta, vogliono andare da Gualdi. Bravo Gobbi ad intuire la direzione del passaggio di testa, a prolungare in fallo laterale. Fallo laterale quindi per la squadra brianzola, che si sta costruendo una solida reputazione nell'ex Serie C, a me piace ancora chiamarla così, da romantico del calcio. Florian prova a prolungare di testa, Jacobucci chiama la palla con sicurezza, Alessandro Jacobucci, classe 91, per lui parole di elogio anche della Di Leonardi lunedì sera, che ricordiamo è un portiere che ha alle spalle più campionati di Serie B, soprattutto l'ultimo con Latina, nel quale si è messo in luce e ha consolidato la sua fama. Biebeni con un rischio dietro da Mendes, il Parma in disimpegno rischia un po', Mendes con le buone o con le cattive ferma Florian, Ghezzal supera la metà campo, aprecca a terra Ghezzal, che ricordiamo in Serie A con la maglia del Bari e del Siena, Porchera, Felipe. È andato Belfodil, ancora lui, uomo ovunque di questa partita, Belfodil ne ha contro due, si porta la palla sul destro, ancora galloppa che purtroppo non ha un controllo dei migliori, poi gamba un po' alta quella di Orchera e c'è il fallo del giocatore cileno, il Renate voleva battere la punizione in modo rapido ma il direttore di gara, il signor Prontera, ha detto fermi tutti, si riparte. Punizione quindi per il Renate al 30esimo, 2-1 Parma. Ricordiamo la successione dei gol. Cerri, Adobati, Belfodil. Direi che questo tridente Cerri, Belfodil, Biebeni sta dando delle buone risposte. Assist e gol per Belfodil, gol per Cerri, Biebeni comunque in sicurezza. Riva dietro da Cincilla, Parma che sin qui ripropone quindi l'assetto tattico che direi da Napoli in poi, sebbene poi alcune partite nelle quali il modulo è anche variato, non sempre una certa utilità tattica da vista da dove, però si riparte da dove si finiti, insomma almeno dal punto di vista tattico, difesa 4, con due esterni di gamba che possono andare, in questo caso Rispoli e Gobbi. Jacobucci con il mancino, la palla arriva ancora a Belfodil, elegante nel suo stop, Ghezzal, galloppa. E contro due, bene galloppa. E questa è un'altra riprova che galloppa sta bene. Ghezzal poi in becca Cerri, Cincilla. Aspetta che la palla torni nella sua zona di competenza e blocca poi, come consentito dal regolamento, con le mani. Scacca Barozzi. Malgrati. Gavazzi, poi ora Chimenti. Riva, Malgrati, perdono. Gualdi ancora dietro Renate senza fretta, Malgrati alza la testa, vede l'incursione di Mucchetti, Mucchetti lascia scorrere, tiene però la palla in campo, Rispoli gli dà fastidio, Mucchetti cerca un po' il fallo ma l'intervento di Rispoli è regolare. Rispoli attende i compagni liberi, trova lo smarcamento di Cerri che si propone, Cerri tiene palla con la suola, poi bene galloppa che dà aria al gioco con il mancino, destro, sinistro, galoppa due piedi, non fa differenza. Gobbi chiama l'accelerazione di Belfodil, eccola qua, servita su un piatto d'argento, è arrivato ancora un espresso dell'Algeria, ancora Belfodil, calcio d'angolo ragazzi, Belfodil. Non so quali siano, in Francia c'è la TGV, quindi sappiamo che Biebeni si può soprannominare così, mi informerò anche sull'alta velocità africana, diciamo un bel vento caldo, un bel vento algerino, quello di ragazzi basta, cerchiamo di tenere un profilo comunque serio, anche sono io il primo che spesso disattende agli ordini,
Calcio d'angolo Parma. Bel Fodil, comunque, scherzi a parte, davvero siamo più che seri. Lo conoscevamo già. Un giocatore che può fare anche più ruoli all'interno di un attacco, può fare la prima o seconda punta all'esterno. Direi che l'esterno però lo fa discretamente bene. Angolo Parma, galoppa, pronto la battuta. Salgono le nostre torri. Restano a badare al potenziale contropiede del Renate Rispoli, Orchera e Gobbi con le sue scarpe ben riconoscibili. Galloppa, è salito Mendes, il fallo però credo fosse di Felipe che ha trattenuto un difensore del Renate. Quindi si riparte con un calcio di punizione per la squadra di mister Boldini, Simone Boldini, ex Milan tra le altre, ex Monza, buona carriera da calciatore, come allenatore, pur essendo arrivato ai 60 anni, con un'età peraltro per un allenatore ancora, dico giovane, ma comunque un'età di mezzo, ha ottenuto importanti risultati con Renato. Belfodil, subito di prima per Cerri, grande intesa tra i due, Cerri sfida Riva, Cerri contro Riva, Cerri protegge la palla e la specialità della casa è una contro tre, non la perde Cerri, non preoccupatevi, ancora Cerri, dietro da galloppa, Belfodil, altro guizzo, Belfodil, bollicine di Belfodil, traversone dentro, non esce Cincilla, chiude bene, poi la difesa del Renate con Chimenti, cerca la battuta galloppa, arriva Rispoli, chiude tutto, ancora Chimenti, contropiede Renate con Florian, uia, contrasto duretto, Felipe Curcio, l'arbitro comunque... fischia la punizione e richiama, diciamo, verbalmente Felipe. Punizione Renata. Quando si gioca a calcio, dice lui, non c'è gusto che tenga, è calcio vero questo, è giusto che si vedano contrasti con quei due. L'intervento dell'arbitro non ha ritenuto da giallo in questa situazione. Munchetti ha già battuto per Riva, Gavazzo, Adobati, autore del gol del provvisorio 1-1, ricordiamo il punteggio, Parma 2, Renate 1. Belfodil, ancora, per Ghezzaldi, tacco, bella idea, forse così, qualche lazzo di troppo, licenza di troppo per Ghezzaldi. Comunque ha avuto un'idea intelligente con il tacco qua, o è fuori gioco e fallo, nessuna delle due secondo il guardaline. La posizione di Ussai mi sembrava netta da parte del buon Scaccabarozzi, sul quale forse poi si è appoggiato Gobbi, ma non si è alzata la bandiera, né tantomeno l'arbitro ha ritenuto di sanzionare col fallo l'intervento di Massimo. La pressione su Iacobucci che con i piedi se la cava comunque bene, mette palla in fallo laterale, non era facile sull'aggressione portata in due da Chimenti e da Cuccio. Riva, tacco poi per Mucchetti, capisce tutto Biebeni parte con Rispoli, Biebeni c'è un fallo, i suoi danni, calcio di punizione quindi per il Parma, chiede scusa a Chimenti, a Biebeni, duello tra numeri 7 Marco Chimenti e Jonathan Biebeni. Galloppa, Mendes, direi bene galloppa, tutti sopra la sufficienza sin qui. Ghezzaldi, Felipe difende il Renate senza andare ora ad aggredire i portatori di palla. Galloppa, non si capisce con Gobbi, galloppa però vince il secondo contrasto, guadagna un calcio di punizione, da lì si può andare direttamente a cercare l'area di rigore. Galloppa finta di andare da Biebeni, va invece da Gobbi, Gobbi vicino alla bandierina, Gobbi accelera attraverso le Biebeni col tacco, Cincilla con i pugni sul tacco, direi alla Lucarelli di Biebeni al 37esimo, traversone di Gobbi, guizzo di Biebeni con il tacco, voleva aggiungersi anche lui al tris del tridente, guizzo da parte del francese. Giocata cercata e trovata, bravo però Cincilla a dir di no al francese. Orchera, bene ancora per Biebeni, gara che resta godibile e anche direi brillante in alcuni frangenti. Biebeni per Rispoli, sembra lunga ma Rispoli... ah, è lunga, peccato. Sembrava averla tenuta in gioco Andrea Rispoli.
giocatore a cui certo le doti atletiche non fanno difetto. Che fisica. Il giocatore molto solido, Rispoli sul lato di destra in una difesa a 4 oppure in centrocampo a 5. Mucchetti, Florian, colpetto, Damien Florian, l'abbiamo ricordato. Ex pupillo del presidente Ghirardi a Carpenetto. Rispoli, Ghezzal, Rispoli, Belfodil, giocata un po' laboriosa, elaborata, il Parma la tiene, Felipe, bel cambio di gioco col mancino, perfetto, gran palla di Felipe, che ha un mancino di tutto rispetto, Ghezzal, un altro che se la cava con i piedi, buona palletta dentro per Cerri che arriva con qualche secondo, con qualche frazione di secondo di ritardo e non trova la spizzata di testa. Scacca Barozzo, profondo da Florian, Florian contro Felipe, fuori gioco. Il guardaline l'ha ravvisato nel momento in cui Florian è andato in possesso del pallone. Non prima. Orchera, galloppa, Orchera. Belfodil lascia scorrere, Ghezzal, perdono, lascia scorrere per Bebeni, Rispoli ancora. Avvolgente la manovra del Parma con Cristobal Orchera, pressato da Chimenti, palla che comunque termina tra i piedi di Gobbi. Felipe, tutta calma, Felipe, Mendes, coppia centrale Felipe Mendes, devo andare a ricordare, sicuramente hanno giocato assieme in Coppa Italia contro il Varese nella vittoria per 4-1. Minca, bella palla per Belfodil, ancora scatto Belfodil col tacco, cerca stavolta una giocata forse anche troppo difficile, Belfodil però ancora protagonista, mentre Rispoli con il fallo a terra Curcio. Dicevo, Felipe Mendes, hanno già fatto coppia nel Parma anche in partite ufficiali, ricordiamo la Coppa Italia con il Varese, no, secondo me giocavano a quarta. Immensa laterale, ovviamente poi anche una difesa 3, Felipe Mendes, hanno giocato assieme in quel caso o a Paleto o a Lucarelli per comporre il terzetto difensivo. Gobbi, sfuriata offensiva per Massi, Florian, ancora Felipe, in anticipo Florian la tiene, buona giocata di Scacca Barozzi, sempre sull'out di destra, galloppa e Orchera lo chiudono bene, la doppia mandata. Jacobucci col mancino, lunga da Cerri di testa, ma Belfodil e Bevini sono troppo distanti da lui per poter arrivare sulla sua sponda. Chimenti ancora all'indietro da Gavazzi, Caccabarozzi, questo a mio parere non era fuori gioco mai nella vita. Guarda lì, era meglio posizionato di me, senz'altro l'ha visto nella maniera corretta, probabilmente fuori gioco si rientra di Scacca Barozzi. Galloppa, Rispoli Mendes, alla fine Rispoli ritiene la palla, siamo al 41esimo, Parma 2 Renate 1, ci avviciniamo alla fine della prima frazione di gioco, poi nel secondo tempo girandola di cambi, ricordiamo in panchina Kordaz, Ristoschi, Paletta, Lucarelli, Feddal, è praticamente una squadra. Bidaoui, Mauri, Munari, Marchionni, palladino a Mauri, Rispoli, Jacobucci, con tutta calma da Pedro Mendes, elegante Mendes, poi palla non recapitata nella maniera corretta a Biabiani, c'è spazio per il Renate, contropiede, ancora palla dentro, Scacca Barozzi e Jacobucci dice di no, ancora Scacca Barozzi, palla dentro e Gobbi in qualche modo si salva, abbiamo un po' tremato su questa imbeccata verticale sulla quale Scacca Barozzi è stato bravo a colpire a rete. Jacobucci però con i pugni gli ha detto di no al 43esimo. Abbiamo rischiato qui su questa palla di Gualdi per Scacca Barozzi che non si è fatto pregare con il tiro di destro, conclusione però tutto sommato centrale, Jacobucci era ben appostato, ha messo i guanti, poi sul tapino un attimo di incertezza dello stesso Scacca Barozzi.
rimessa laterale per il Renate che dovrebbe ridar palla al palo, così è. Jacobucci indeciso se andare alla mano o con i piedi, preferisce poi andare da Felipe. Gobbi, Felipe ancora, Orchera, giocatore elegante, Orchera, chiaramente in questo assetto tattico il suo ruolo è il playmaker, ed è lì che Roberto Radoni, come ha ricordato oggi anche da Di Leonardi, troverà lui ed altri giocatori le varie posizioni. Una rosa che al momento chiaramente qualche giocatore in più di quello che avrà poi a fine mercato, ma appunto il mercato è lungi dal terminare oggi, c'è tempo fino al primo di settembre, chiusura anche quest'anno di lunedì sera fino alle 23. Belfodil, Mendes, Rispoli, raddoppiato, ancora Mendes dietro, facile la giocata dell'ex di Brescia e Terrana tra le altre, Padova, Biabini, Biabini e Gobbi, buona la combinazione tra i due, Biabini, vediamo se trova il corner, trova una deviazione ma la palla non oltrepassa l'out, ancora Biabini e Gobbi, Biabini, Gobbi, bene però Gavazzi dietro da Cincilla che rinvia a lungo con il destro, proprio nella zona in cui si stanno allenando i giocatori del Parma che entreranno tra poco in campo, vado a contarli, sono esattamente 11, perciò credo che non si scappi. Finisce qui il primo tempo allora con Lecchio al 45esimo esatto, Parma 2, Renate 1, Cherry all'8, Adobati al 18esimo, Belfodil al 23esimo, hanno fissato sin qui il punteggio su questo parziale con il quale si va negli spogliatoi e poi tra un quarto d'ora di nuovo in campo Parma-Renate, la prima gara di calcio vero qui a Collecchio tra poco. Bentornati da Collecchio amici di Parmaciana che ci seguite sempre con grande affetto, anche soprattutto in estate quando siamo noi a trasmettervi le amichevoli del Parma, avete tanta voglia di calcio, molti tifosi già oggi qui a Collecchio in un orario anche tutto sommato abbordabile, essendo le 18, poi c'è una buona temperatura oggi, quindi insomma tutte le prerogative per assistere a una buona sgambata ci sono. Il punteggio all'intervallo vede il Parma avanti 2-1 nei confronti del Renate con le marcature di Cherry e Belfodil per il Parma e il provvisorio 1-1 di Adobati per la squadra Rianzoni. Ricordiamo che nel Renate il Parma ha cambiato tutti gli 11 effettivi, nel Renate dentro Vannucchi per Cincilla e Spampatti per Damien Florian. Attenzione a Cristian Spampatti, bomber lombardo famoso. Buon giocatore il Parma, nel secondo tempo si schiera con in porta Alex Kordaz, difesa 4 con Ristoschi, Paletta, Lucarelli e Feddal. A centrocampo playmaker Marco Marchionni, Mezzali, Mauri a destra, Munare a sinistra, Mauri mi sembra anche con un nuovo look, davanti Bidawi e Palladino esterni, a Mauri centravanti. Formazione direi equilibrata, quella del primo tempo, Paletta e Lucarelli in mezzo, due che si conoscono discretamente bene, con Ristoschi e Feddali, volti nuovi della difesa del Parma, sugli esterni Ristoschi a destra e Feddal a sinistra. Ricordiamo Zuhair Feddal l'anno scorso a Siena, Serie B come Ristoschi a Latina, giocatori che sono entrati ufficialmente ora a far parte del Parma. Ristoschi, Paletta, eccolo qui Gabriel, fa piacere rivederlo con la maglia gialloblu, per lui che è stato impegnato nei mondiali con l'Italia alla pari di Cassano e ovviamente di Marco Parolo, però Ristoschi. Mauri subito, anche lui ha voglia di mettersi in evidenza, Ose Mauri, ha segnato Cherry, può segnare anche lui, errore di Marchionni, un eccesso di confidenza, palla poi profonda, Paletta ancora sicuro, chiama l'uscita di Alex Kordaz, l'ultima stagione al Nova Gorica. Munari, Lucarelli, Bidawi,
più tutto di prima. Munari cambia gioco sulla destra, dove aggancia Palladino. Palladino cerca l'uno contro uno. Palladino per Istoschi, gran palla per Osè. Osè chiude bene in uscita Vannucchi. Applausi del pubblico di Collecchio per la bella trama del Parma orchestrata da Munari, Ristoschi e Osè Mauri. Ristoschi, pupillo di Guglielmo Trucco. I tifosi intanto si fanno sentire. Break di Gianni Munari, vuole dei vai con Amauri. Amauri ancora dentro per Wolverine. L'uscita di Vannucchi su Gianni Munari, giocatore che fa proprio degli inserimenti anche della sua capacità di andare in gol su marchio di fabbrica, insieme alla grande esperienza di Picasso, 83, ha compiuto da poco 31 anni. Scacca Barozzi, eccolo qui Gianni. Bidaoui, Amauri, spalla alla porta, poi ora frontale, Amauri accelera, Amauri, Bidaoui, lato di sinistra, Bidaoui in a contro due, sterza sul destro, poi ancora Munari sui 30 metri, orizzontale da Marchionni, che riparte da Capitan Lucarelli. Hanno festeggiato entrambi il compleanno da pochi giorni, 37 candeline per il capitano, 34 per Marchionni. Munari, Munari, zona tiro, Munari si fa largo anche un po' sportellato, Munari che poi perde palla. Scacca Barozzi, bene però in copertura Feddale. Marchionni, Mauri, Marchionni, Bidaoui, Lucarelli, Feddale. Eccola qui la verticale sulla catena di sinistra con Bidaoui. Bidaoui è andato Feddale, potrebbe dargliela, sono entrambi i marocchini. Diciamo che sulla catena di sinistra abbiamo con bel po' di tre giocatori africani, ma dell'Africa del Nord, di francesi. Intanto i nostri tifosi cantano il coro che è divenuto famoso e ha contraddistinto l'esaltante seconda parte di campionato, che ha portato il Parma, che ne vogliono, a sesto posto. Feddallo, Munari di prima, gran palla per Ama, è andato Wolverine, Munari, Munari, guardate come il pubblico di Collecchio spinga Gianni, che è un idolo di tutti noi. Gianni peraltro l'ha adottato sin da subito. Amauri, in palla anche Ama, palla c'è, palla non c'è, ancora Ama, un prestigiatore, sembra Udini quando fa questa giocata. Mauri la tiene, Feddallo, Marchionni, 25 metri, Marchionni, bella finta, bella giocata di Marco, applausi anche per lui. Feddal rientra sul sinistro, Munari chiama Feddal, ma poi serve con intelligenza Bidaoui. Ancora Munari, la fa girare bene, la palla il Parma, Marchionni, Palladino, stoppa male. E allora riparte il Renate con Spampatti. Scacca Barozzi, elude la marcatura di Marchionni, che poi con un'ancata lo mette a terra. Punizione per il Renate. Malgrati, testa alta e palla a Mucchetti. Mucchetti, c'è ancora Malgrati, ma c'è soprattutto Osè Mauri che chiude. Guardate come pimpante l'uomo di La Plata, stessa città in cui nacque la Brujita Verón. Mauri, Lucarelli, parte Feddal, ecco che accelera il giocatore ex Siena. Bidaoui, Bidaoui contrastato fallosamente, calcio di punizione per il Parma. Paletta, Mauri, orizzontale, Lucarelli, Feddal, stiamo sfruttando parecchio la catena di sinistra, Feddal, Bidaoui, anche Bidaoui reduce da un'ottima stagione in B al Crotone, playoff pure per lui, persi con il Bari. Marchionni, testa alta, buon tracciante per Palladino, anticipato però da Riva di testa. E ora Spampatti, Curcio, Mauri ancora cattivo, Mauri mi sta piacendo molto, se
Attenzione! Ristoschi, entri in area di rigore per Palladino, giocata di Palladino, zona tiro, morbido a cercare Amauri, voleva ripetere l'assist per il gol di Amauri come in occasione della partitella di venerdì scorso, stavolta il Renate chiude bene gli spazi, calcio d'angolo per il Parma, pronto a batterlo Marchionni. Johnny corta la rincorsa per il nuovo corner sulla chiusura sul primo palo di Marchionni. Pronto ancora Marchionni. Salgono i nostri, dietro c'è Mauri, c'è Ristovski. Marchionni, secondo palo, di testa fuori. Lucarelli che ha provato a mettere lo zampino in questa azione da corner all'ottavo, direi nono, del secondo tempo. Colpo di testa di Lucarelli. Applausi per Amauri. Feddal. E cos'è? Marchionni, Ristovski, Palladino. Salta un avversario, ne salta un altro, va dietro però da Gabriel Paletta che con grande sicurezza ricomincia da Lucarelli. Marchionni, Lucarelli. Munari. Bella. Ancora Lucarelli, un Parma che fa girare il pallone con grande tranquillità. Buon giro palla dei nostri. Kordaz per Gabrielone. Eccolo qui, cambio di gioco di Gabriel Marchionni, viene incontro Bidaoui, buono il taglio a risciolo di Bidaoui, ancora Palladino, duettano bene i due, Bidaoui vede l'avanzata sulla destra di Ristovski, può andare al cross, buona l'intenzione, non altrettanto la mira per il giocatore macedone, la palla termina in out sulla destra, destra ovviamente del Lucarelli, Marchionni, Bidaoui, braccato Bidaoui e ancora Lucarelli, è un Renate che non lesina certo il pressing e ha cambiato solo due uomini, la dimostrazione che una squadra già in palla. Kordaz di prima col destro, non male per Lucarelli, tiratino in campo, poi prova ad orchestrare i suoi, chiede ai centrocampisti di venire incontro al pallone, Marchionni, Osè, Paletta, ancora da Lucarelli, Paletta e Mauri sono molto amici, l'anno scorso hanno formato un quartetto affiatato con Schelotto e Gargano, bevendo soprattutto del mate, classica bevanda argentina ma anche uruguaiana sulla quale si è scatenato un dibattito, se il mate fosse uruguaio o argentino, non si è capito chi abbia ragione tra i due popoli. Palladino, velo per Mauri, subito testata per Osè, Marchionni, buona l'intenzione, un po' lunga però la palla con il destro per Mauri. Non difende il pallone Curcio, quindi ricominciamo da Marchionni, Palladino, Marchionni per Munari, c'è però l'anticipo di Gualdi, Curcio, Mucchetti, subito lunga da Spampati, imperioso, Paletta, ascensore Paletta quando sale, Bidaoui a spazio, Bidaoui qui potrebbe quasi calciare, Bidaoui, bella palla per Feddal, gran falcata Feddal, addirittura cerca la conclusione in porta, ci mette le mani cincilla, gli applausi per la premiata ditta Bidaoui Feddal all'undicesimo. Pardon, si hai ragione, corner per il Parma, ovviamente Vannucchi e non Cincilla, Vannucchi che è entrato alla fine del primo tempo,
al posto dell'ex Inter Vannucchi, che invece è stato l'anno scorso portiere della primavera da Juventus. Marchionne, Veronica di Marchionne, ancora duello nel duello con Scacca Barozzi, sfida quasi generazionale, 80 Marchionne, 94 Scacca Barozzi, poi Marchionne con il tacco. Prende un po' gioco del giovane Lucarelli. Ecco che avanza Bidawi. A Mauri, fa sfilare per Mauri. Mauri vede il corridoio di Bidawi. Ragazzi, come gioca Mauri. Bidawi, zona tiro, mette in mezzo questo cross, secondo palo per Ristoschi, la prolunga, palla ancora giocabile per Amauri che cerca la gran giocata alla Mark Lenders, come ripetiamo più volte. Ancora Mauri, difende la palla in mezzo a tre, poi fermato, poi ancora Mauri. Ingoiando un moscerino, è bello. Curcio Ristoschi, benissimo, sono salvato. Lucarelli alza la testa, tutto il Renate nella propria metà campo, Palladino subito di prima per Munari, si intende una meraviglia. Mario da qui può anche tirare, lui che l'anno scorso con Renate realizzò un grandissimo gol proprio da quella posizione. Ristoschi, bel costeso per il colpo di testa e per il gol di Soufiane Bidawi, 3-1. E primo gol con la maglia del Parma per Bidawi, è un acquisto a tutti gli effetti. Bidawi di testa sull'assist di Ristoschi, la nouvelle vague del Parma subito a bersaglio. 13esimo, 3-1 Parma. Cross di Ristoschi, testa di Bidawi, che non è esattamente un giocatore alto, quindi si fa trovare pronto qui con brevilinio al 13esimo. Al mio orologio 3-1 Parma, pronto un cambio del Renate, entra in campo col numero 19 Cucuzza, eh sì, anche lui ex primavera del Parma, 9 gol nel 2012-13, è uscito con l'11 Curcio, quindi Cucuzza per Curcio. 3-1 Parma, Bidawi dopo Cerri e Belfodil, fa anche rima. Ristoschi, bene però devo dire il Parma in generale, una bella prova di brillantezza da parte dei titolari e anche delle, non direi nemmeno delle seconde linee, perché le due squadre sono state equilibrate proprio dal mister per provare evidentemente due 11 equamente competitivi. Paletta con Lucarelli, eccolo qui il capitano, in solita maglia numero 23 per lui alla Michael Jordan. Marchionne, sì. Mauri, a Mauri, Ristoschi, buon gioco di gambe del macedone, nato a Skopje, già 9 gettoni nella nazionale macedone per lui. Ricordiamo che a settembre iniziano le qualificazioni per l'Europeo, allargato 24 squadre, quindi chissà mai che anche la Macedonia, magari una nazionale emergente, riesca a qualificarsi. Battutaccia di trucco sulla quale non voglio intervenire. Dammi 24 come la Macedonia. Se la Macedonia va agli europei, tra due anni ne riparliamo, ragazzi. Lucarelli, tanto brutta entrata su Feddal da parte di Adobati. Non avevo subito quelle che... il blocco totale. Munari, Marchionne, le 3M del centrocampo del Parma, Munari, Marchionne, Mauri. Marchionne, 40 metri da porta, bene con Palladino, a Mauri lo ferma poi bene Gavazzi, che non abbocca la finta dell'italo brasiliano. Ristoschi poi con cattiveria si aggrappa ai pantaloncini di Riva, anzi era sì, Ristoschi e Mauri, però ricordiamo. Lucarelli, entrata non cattiva da parte del capitano, l'anticipo però secco lo ha tratto in inganno, quindi calcio di punizione per il Renate. Lucarelli in anticipo senza cattiveria, ricordiamo, ai danni di Gualdi. 10 gol non sono su Gualdi, centrocampista che sa far gol.
Spampatti dimostra di essere un attaccante che ha buoni movimenti. Consuma il pallone. Si gira e calcio in porta, poi la palla terminata, il movimento era corretto. Cordaz. Ristoschi. Di testa ancora dietro da Paletta, ritmi un po' più blandi in questa ripresa. Renate chiaramente ha un po' esaurito il proprio serbatoio dopo un primo tempo nel quale Renate ha dato tutto. Parlo invece più fresco dopo i cambi. E chissà che non si... Abbiamo evocato questo 4-1 dell'amichevole del 2012. Chissà che non sia stata una profezia la nostra. Sono Sandro Piovani. Vediamo, vediamo. Insomma. Lucarelli. Pronto a entrare intanto nel Renate anche Pedrinelli, altro giocatore cresciuto nel Parma, insieme a lui Iovine. Pedrinelli, arrivato insieme a Lauricella, mi ricordo, da Brescia. Paletta, Palladino, la fa scorrere ancora per Ama, bella giocata dei due, Palladino. Palladino alla porta davanti, buona ancora la giocata del Pala, se riesce questo gol è un gol d'antologia. Il muro però del Renate, due volte, ci arriva Palladino, Amauri, applausi del pubblico per Ama, che cerca una giocata. Sempre fare la sua giocata. Anche così, ad uso e consumo del pubblico presente oggi a Collecchio, giocate che spesso ci ricordano i manga giapponesi, alle fattezze di Marco, quando giocava nella Toro, ricordiamo, nella Muppet, la squadra in cui ha militato Mark Lenders, prima di trasferirsi alla Juventus e alla Reggiana, pensate voi. Sto raccontando solo cartone animato. 19 in corso nel Renate, esce Scacca Barozzi ed entra Pedrinelli. Pedrinelli anche lui attaccante esterno, comunque centrocampista di fascia esterna. C'è ancora invece da aspettare per Iovine. Munari di testa prima di tutti, poi Bidawi, ancora per Feddal. Cordaz allarga per Ristoschi. Cordaz che del quale ha parlato anche di Cordaz, ha parlato Peter Lonardi lunedì nell'intervento a Sky dopo la serata benefica per la Swans, la serata positiva soprattutto per il contributo economico che si è riuscito a ricavare dalla vendita all'asta delle maglie del Parma e non solo. Diciamo Lonardi ha indicato in Cordaz gli acquisti portieri che dovrebbero combinare. Colic che rimarrà per poter iniziare l'avventura in campionato. Munari la tocca, non con la giusta scelta di tempo. Munari bene in profondità, la palla per lui, ma Gianni non aggancia. Contropiede subito repentino da parte del Renate con Cocuzza. Ora il Renate schiera davanti Cocuzza, Spampatti e Pedrinelli, e quindi radicalmente cambiato il tridente che inizialmente vedeva Florian affiancato da Scacca Barozzi e da Curcio. Malgrati, Munari lascia scorrere, Lucarelli si rinnova il duello con Spampatti. Adobati, attenzione che Adobati vuole addirittura la doppietta, trova però solo Lester Paglia. C'è quello là che è andato a prendere, ne prende due, raccattapalle lodevole che è andato a recuperare. Nuovo cambio nel Renate, entra stavolta Iovine nel Renate, al posto, vediamo se si gira, a posto di Adobati. Iovine per Adobati, altro cambio che non muta molto lo scacchiere tattico al 21esimo del secondo tempo. Iovine per Adobati. Paletta, rientrato in perfetta forma dalle vacanze, tirato lucido. Paladino cerca la giocata, trova però il raddoppio da parte della squadra in maglia arancio, che ora galoppa con Cocuzza dentro per Spampatti. Lucarelli ci mette il corpo e agevola l'uscita di Alex Cordaz. Marchionni, abbiamo un po' di campo per provare una ripartenza con Munari. È andato il solito frizzante Bidawi sull'out di sinistra. Munari chiedeva e vai a Bidawi, che invece riparte da Feddal. Lucarelli, Feddal,
ancora per capitano Lucarelli. Mauri, Lucarelli. Munari. Munari, bene con Amauri. Palladino, Palladino, Amauri, Munari e Bidaoui. Palladino bene Bidaoui, lo serve con un destro morbido, quasi con uno scavetto. Bidaoui per l'avanzata di Feddal, cross con il mancino. Bene poi Pedrinelli in questa diagonale difensiva, sono visto male per il Renate. Comunque un Parma che giochi in maniera come sempre armonica e collettiva. Chiaro, lunedì col Monaco sarà un test probante. Munari, grande De Vai con Osè. Osè! Carica il destro, una cannonata di Mauri. Vannucchi, ci mette i pugni ragazzi. Osè Mauri. È un anno e mezzo che vado avanti dicendo che questo qui è un gran giocatore. Vediamo se Osè rispetta le tappe. Ricordiamo classe 96, Mauri. Sassata di destro. Da giocatore che ha personalità, che ha voglia di mettersi in luce e che ha anche la fame giusta. Fuori gioco di Amauri, imbeccato da quasi omonimo Mauri. Era Munari. Sono andato sulla fiducia di Ola da destra. Si riparte quindi con un calcio di punizione. Renate deve ancora inserire Deri, Mascheroni, Mira e Rovelli, altro giocatore di proprietà del Parma. Rovelli che è stato protagonista, oltre che nella primavera del Parma, l'anno scorso giocava nella Ferrari Pisolo, ma ha disputato il torneo di Viareggio con il Parma, torneo di Viareggio nel quale il Parma di Alberto Cerri e di José Mauri è uscito ai quarti di finale sconfitto dalla Fiorentina. Una Fiorentina che aveva in rosa molti giocatori che adesso stanno facendo il ritiro con Montella. La squadra di tutto rispetto che è arrivata sino alla semifinale anche del campionato poi primavera. Fiorentina venne eliminata poi nel torneo di Viareggio dal Milan in semifinale. Paletta, Munari, Marchionni, tutto di prima, Palladino, Munari commette fallo, i danni di riva, punizione per il Renato. Siamo però lontani dalla porta di Alex Cordaz. Munari, intervento falloso ma non cattivo affatto, ai danni di Riva. Punizione Renate, se ne incarica Chimenti, morbido secondo palo dove c'è Munari a svettare di testa. Ancora Chimenti, cerca la battuta con il mancino di controbalzo, facile e docile tra le braccia di Alex Cordaz. Lucarelli, Marchionni, testa alta con il mancino, cambio di gioco classico per Ristoschi. Mucchetti chiude bene lo spazio. Rimessa laterale ancora per il Parma con Ristoschi. Marchionni, cerchio di metà campo per Marco. Palladino, ancora Marchionni che vince un contrasto, vince anche il secondo. Mauri, facile da Palladino, a volte il passaggio più facile, anche il passaggio più complicato, ma Mauri riesce a far bene anche queste cose, confermando il suo talento naturale. Classe 96, nato a La Plata, campione italiano con gli allievi nel 2013. L'anno scorso ha fatto da spola tra prima squadra e primavera, ma di fatto da gennaio in poi è sempre stato a disposizione di Roberto Donadoni. La rimessa laterale già battuta da Mucchetti. Chimenti poi cerca una palla lunga, si è fermato il gioco per motivi poco chiari. Due palloni in campo, ringrazio i tifosi che mi danno una mano, la cronaca di queste partite con lei che è sempre una cronaca direi di gruppo in cui più che una seconda voce ho una coro. Sì, un coro di opinionisti, ma è bello così, sono partite in famiglia non per altro. Munari tocca la palla, rimessa laterale per il Renate. Gualdi lascia la battuta a Iovine. Gavazzi, Lucarelli, andato da Munari, poi Bidaoui. Bidaoui
tre giocatori su di lui, Bidaoui la tiene. Giocatore a volte forse magari anche un po' anarchico Bidaoui, ma di buona gamba, di buona personalità, efficace. Giocatore vero, marocchino, ricordiamo. Marchionni, Amauri, parte di slancio, fermato poi da Iovine, Lucarelli, Feddal, Paletta. Munari prende lui palla e fa il playmaker in questa azione. Ristoschi, 1-2 con Munari, che poi congela il pallone e si riaffida a Lucarelli, subito di prima, per l'avanzata di Feddal. Bidaoui, classica giocata di Bidaoui, scambia con Marchionni. Vannucchi. Partita a ritmi ora molto più blandi, siamo al 28esimo, 17 alla fine, 3-1 per il Parma, ricordo. Le reti per chi arrivasse solo ora con Lecchio, se mettessi in ascolto ora di Parma Channel via YouTube, sono state realizzate da Cherry, Belfodil e Bidaoui. Gualdi, in mezzo il pareggio di Adobati. Gualdi a campo e soprattutto ancora gamba, ma Lucarelli con la solita scelta di tempo impeccabile, applaudito anche dal pubblico, va al rilancio con il destro che non è il suo piede, ma trova comunque la falcata di Palladino. 2 contro 3 che diventa ora 3 contro 4 con Bidaoui. Palladino morbido dentro, la mette fuori il Renate che si salva anche con un po' di affanno, ma attenzione a Feddal, guardate la gamba di Feddal, non tanto da un punto di vista estetico ma ovviamente calcistico. Iovine ferma tutto e poi ancora Marchionni, grande brillantezza di Marco Marchionni, che aveva detto di avere le gambe pesanti venerdì, ma mi sembra in ottime condizioni fisiche. Ora accenno di contropiede per il Renate, 2 contro 4 con Pedrinelli, con Gualdi, chiama palla Pedrinelli, Gualdi va in azione personale, Gualdi traversone dentro, si frappone con il corpo, bene Feddal, Bidaoui e poi Lucarelli, subito cambio di gioco, un po' alla cieca. Si aspettava l'incursione magari sulla destra di uno tra Ristoschi e Mauri, che erano invece rimasti arretrati. Ristoschi, durante la partita, no. Munari, Mauri, Bidaoui, stop and go, prima, durante la partita. Marchionni, una prima, una all'interno. Poi nello spazio c'è ancora Mauri, Mauri subito alza la testa, troppo lungo per Mauri. Non ha trovato il tempo giusto della giocata José Mauri. Palladino e Bidaoui intanto si spiegano sulla fetta di campo anche da mantenere. In questo momento il Parma gioca con un 4-4-2, in questo momento con Bidaoui. Bidaoui a sinistra, Munari a destra e in mezzo la coppia Mauri-Marchionni. Calcio d'angolo per il Renato. Corner per il Renate, che vuole ancora mantenere viva la partita, che tuttavia non ha fatto finita sul 3-1. Cordaz con il pugno, poi Palladino ripropone un contropiede, ma palla resta lì un po' nella zona di nessuno. Bidaoui c'è un tocco e quindi si riparte con rinvio dal fondo, no, per Ale Scorta. Primo serve, dice, vabbè. Marco serve. Siamo nel 31esimo di gioco, ancora un quarto d'ora scarso. Qualche sbadiglio in tribuna, ma è ormai. Lucarelli, è andato Feddal, grande stop di Feddal che poi cerca subito la giocata anche difficile al volo, con praticamente uno stop diventato un sombrero. Mauri, solita proprietà di palleggio per il classe 96, Italo argentino. Paletta, pochi palloni toccati da Gabriel, praticamente un allenamento. Lucarelli, Marchionni chiede, riceve palla, Palladino, Munari rifilato sulla destra, Ristoschi. Ristoschi vince il contrasto, Ristoschi sempre caparbio, Ristoschi cerca poi la giocata orizzontale per Bidaoui, anche l'idea magari un po' appannate.
per i carichi di lavoro degli ultimi giorni. Munari chiama il fuorigioco e viene ascoltato dall'assistente dell'arbitro. Punizione Parma già battuta. Osè, Bidaoui, Mauri è andato, vuole la palla da Bidaoui. Mauri ha una gran voglia di far gol. Bidaoui, 25 metri a Mauri, dai vai con Munari che arriva a rimorchio, ancora Munari dietro da Aristoschi che si propone dalle retrovie come di consueto. Palladino, buono l'1-2 con il giocatore Macedone, di nuovo ancora Palladino che manovra senza fretta. Palladino tiene palla, vede poi il taglio orizzontale di Marchioni, lo serve. Ripartiamo da Capitan Lucarelli con il Renate, tutto nella propria metà campo. Feddal, Mauri, alza la testa, Osè, va facile da Marchioni. Marchioni poi ancora dietro per il capitano. Capitano con il classico mancino chirurgico nella zona di Iovine. Poi Pedrinelli, fermato, rimessa laterale per il Renate. Boldini ha un po' chiamato questa chiamata, scusate il gioco di parole, dell'assistente del signor Prontera, bolognese. Chimenta dietro la coppia di centrali del Renate, non è cambiata, restano Gavazzi e Riva, numero 4 e numero 6. Ecco Gavazzi, paletta sempre sicuro, Marchioni, accenno di contropiede, Palladino, grande stop volante del palla. Palladino fallo. Fallo su Palladino che a livello tecnico chiaramente lo conosciamo ora. Si va avanti, punizione per il Parma. Ancora tutti qui a Collecchio, nessuno si muove. La cena per ora può aspettare. Partita ancora bene, ragazzi. 7:30 inizia anche a preparare. Palladino vuole il calcio di punizione. Barriera 1 per Vannucchi. Secondo palo dove stava arrivando Feddal. Renate sbroglia la matassa e rilancia lungo. Lucarelli, ma Spompatti, poverino, non ne ha più. È un po' stanco. C'è Paletta. Comodo. Ancora da Aristoschi, Paletta, ancora per Bidaoui, rimessa laterale per il Renate, ma Bidaoui ancora generoso, ha provato ad arrivarci con la punta del destro. Paletta, Marchionni. Ricordiamo che avevamo profetizzato il 4-1, ragazzi, siamo 3-1. Feddal, Bidaoui, ancora vuole mettere la faccia fronte porta. Bidaoui forse c'era anche un fallo da rigore in questa circostanza. Si gioca, arbitraggio inglese del bolognese Prontera. Feddal guadagna la rimessa laterale. Giocatore marocchino. Mauri. Corose. Ha un po' di spazio, non preferisce aggirare l'ostacolo e andare da Aristoschi. E questo è ancora Munari. Munari Mauri, è andato ancora Gianni, da cui può tirare. Munari a Mauri, spalla alla porta, ancora Munari che ha voglia di far gol. Prova la percussione centrale, lo sfondamento per via centrale appunto. Il Renate ha buon gioco con il portiere Vannucchi. Bene poi Marchioni che vince il contrasto su Cocuzza. Rimessa laterale quindi per il Parma, quando mancano ormai meno di 10 minuti al termine. Il punteggio vede il Parma condurre per 3-1. Bidaoui, pimpante al di là del gol, ma avevamo già visto, al di là del fatto che Bidaoui è un giocatore conosciuto, avevamo già visto una partitella di venerdì le sue doti. Palladino sguscia via, Bidaoui ancora, da qui potrebbe anche calciare, vede la sovrapposizione di Feddal, la premia, ma finisce con un nulla di fatto.
Munari, Paletta, riparte il Parma da Marco Marchionni. Nuovo cambio pronto con Rovelli per Boldini, Amauri, Osè, Marchionni, Palladino, velo per Amauri e poi ancora per Munari, perdone, e poi c'è Bidaoui, lato corto dalla sinistra, Bidaoui, gran giocata di Bidaoui, questo non è rigore, scusate, su Bidaoui, a due non gliela azione dai. Discutibile, ma da rimarcare la giocata da prestigiatore di Soufiane e Bidaoui, sul quale forse c'era un fallo. Bella giocata di Bidaoui, suola destra, piatto sinistro. Cambio intanto nelle Renate, al 38esimo esce con il numero 5 Malgrati ed entra Rovelli, applaudito anche dal pubblico parmigiano, essendo Rovelli un giocatore cresciuto nel partito. Malgrati. Amauri limite, da lì ha segnato l'anno scorso proprio contro il Renate. Amauri subisce un fallo proprio al limite dell'area, andremo quindi con un calcio di punizione limite area. E allora da qui ragazzi chi calcio? Facciamo un sondaggione, per me va Amauri di potenza, sfonda la barriera, no, non credo Gianni che si defila dalla battuta, ci ha provato già. Va Amauri, ricordo qui una punizione con la Juve in campionato. C'era un nemico il pallone. Terminò molto alto. Sì. Amauri o di potenza o a giro, vediamo Ama. Amauri se la tira la Lenda e spacca la barriera. Amauri a giro! Vannucchi! Cioè gli dice di no, bravo a tenere il suo palo. Ci ha provato Amauri con una via di mezzo tra una conclusione di potenza e una conclusione a giro. Con il piatto. La parata di Vannucchi. Palla profonda, Lucarelli col petto, Marchionni, Paletta, tutto al volo per i nostri veterani, Cordaz che è destro, Mattia Comucci e Mancino, Feddal si disimpegna bene su Cocuzza, Bidaoui e Feddal, ancora quei due. Premiata ditta Medi Marocco per Bidaoui e Feddal. Gualdi, Chimenti, Pedrinelli chiama palla Rovelli, si va ancora da Chimenti che allarga da Iovine ancora dietro da Gavazzi che tra il dire e il fare si è fatto 90 minuti e a luglio non è proprio una passeggiata di salute. Chimenti con calma poi per il entrato Spampatti, Ristovski la tiene, ci complichiamo un po' la vita. Cordaz con esperienza tocca la palla addosso a Cucuzza e quindi potrà ripartire con un rinvio dal fondo. Mancano 4 minuti e mezzo allo scadere del secondo tempo, mentre anche dei bambini vedo che annotano il tempo rimasto. Alla fine però un po' di appetito giustamente. Pronto. Feddal. Munari. Palladino, ecco che avanza Ristovski la tiene, traversone, la mette fuori poi Gavazzi che è un buon difensore esperto, classe 88, quindi capitano nonostante non sia esattamente un veterano. Molto bene Gavazzi oggi, mi è piaciuto. Palla lunga di Iovine per Spampatti, contro di lui Paletta e Lucarelli, non proprio gli ultimi arrivati. Lucarelli che voleva un fallo da parte dell'arbitro. Si gioca Ristovski, Palladino defilato a destra, ruolo che peraltro ha ricoperto più volte quest'anno. Palladino che può giocare sia a sinistra sia a destra, chiaramente giocatore abile con entrambi i piedi.
tecnicamente niente da dire. Paletta. Marchioni. Si guarda intorno, trova Ristoschi. Ancora Paletta. Ritmi blandi ormai, si attende solo il triplice fisico, oltre ovviamente al gol del 4-1 che avevamo profetizzato. Ristoschi, Palladino, vediamo se ci ascoltano i ragazzi. Renate permettendo. Mauri, Bidaoui. Bidaoui ancora col suo destro, classica virata, verrebbe definita nel basket. Piede perno sinistro e poi via sul destro. Pampatti per Pedrinelli. Pedrinelli lunga per lo scatto di Rovelli, che ha buone doti atletiche, è giocatore rapido e dinamico, molto adatto in un 4-3-3 a fare l'esterno, è proprio il ruolo che gli aveva cucito addosso Fausto Pizzi nell'ultimo torneo di Viareggio. Il Parma giocava con Cerri centravanti, Rovelli e il figlio del vento Jeremy Lombardi sugli esterni. Lombardi, giocatore classe 96, spero non passi mai a fare l'atletica, perché altrimenti farebbe quello di mestiere. Giocatore velocissimo, sprinter puro sull'Audi destra, lui di origini dominicane. Palladino col tacco a Mauri, gran palla per Mauri, tutto di prima, splendida azione del Parma. Bidaoui, lato di sinistra, Bidaoui se la porta sul destro, Bidaoui finta contro finta, stavolta forse esagera. C'è ancora però Osè che ha garra da vendere, come dicono in Argentina. Dietro ancora da Marchioni, ma grande azione tutta di prima del Parma. Ancora Palladino che cerca di concedere qualcosa anche al pubblico in questo colpo di tacco, però bella azione tutta di prima del Parma da rimarcare. Peccato poi Bidaoui magari si è un po' intestardito a cercare la giocata personale. Sale in cattedra ora Gianni Munari. Bidaoui, Lucarelli, Marchionni. Munari, Marchionni, non manca molto, un minuto e poco più alla fine. Salvo recupero, ci sono altre sostituzioni, ma non credo che l'abito voglia recuperare. A Mauri, Palladino, come sempre l'intesa è ad alti livelli tra i due. Ancora Mauri, va in take, non prende la palla, ma che grinta questo ragazzo, che tra l'altro ha due piedi da non disdegnare, anzi ha un destro da playmaker puro. José Mauri, tra i migliori in campo quest'oggi, gli do io il premio virtuale. Marchionni. Sto parlando di ripresa. La tiene in campo Palladino, ancora Mauri che ha fiato energia per andare a cercare o il gol o quantomeno un assist per rendersi utile alla causa. Ancora Mauri che tiene palla, ancora José. Lo abbatti ma non lo stendi. Ancora per Palladino. Un bel trapalino. Poi cerca la giocata di prima Marchionni. Ci siamo vicini alla conclusione. Parma 3, Renate 1. Sembra essere questo il punteggio che andrà anche a terminare negli annali. Negli archivi, dai. Meglio così. Sono proprio annali. Perché a suo modo comunque ci ha regalato delle emozioni. Pedrinelli e Cucuzza duettano bene, i due giocatori di Scuola Parma, ancora i due che vogliono ovviamente farsi vedere dalle parti di Collecchio. Cucuzza con il mancino la strozza un po' troppo e la palla termina sul fondo. Riccardo Cucuzza. Stiamo alti, chiede Rovelli ai suoi. Vuole pressare un po'. Gualdi, tunnel a Munari. Occhio ora a Spampatti. Spampatti allarga sulla sinistra. Traversone fuori. Occasionissima per Rovelli, che è arrivato con il piattone dopo un bel taglio. Il cross era ben indirizzato. Il Renate sciupa proprio all'ultimo la chance di accorciare ulteriormente le distanze. E finisce qui allora a Collecchio Parma 3, Renate 1, nella prima vera amichevole dell'anno, le reti di Cerri, Adobati, Belfodil e Bidaoui. Un buon test per il Parma che dimostra di essere vivo, frizzante, i nuovi giocatori subito dentro al motore crociato. Chiaramente ora lunedì il test è vero di livello al Tardini, grande ouverture dell'anno calcistico alle ore 20 contro il Monaco, ricordiamo che alle 19 lunedì ci saranno anche i calendari di Serie A. Un saluto, alla prossima sempre su Parma Channel, ciao, grazie.